continua la tradizione delle masterie didattiche che portano in tour negli ambiti fieristici questi laboratori. Anche qui al Vinitaly 2013 è il momento nell'area cibo e vino di degustare. Esattamente, le masserie didattiche che raccontano appunto il territorio con le loro eccellenze, con i prodotti tipici, con le pietanze tradizionali, e in questi ambienti continuano appunto a raccontare il territorio presentando ogni giorno una masseria didattica diversa proveniente da una zona diversa della nostra Puglia, e appunto presenta tre piatti diversi. Si comincia con un antipasto, un freddo da abbinare un vino appropriato proveniente anche dalla stessa zona, per passare poi a un piatto caldo un po' più sostanzioso, e quindi abbinando un vino più sostanzioso, per poi concludere con un dolce tipico a cui appunto si abbina un vino dolce tipico per appunto degustare al meglio il dolce. Dei più visitati del Vinitaly, non è un caso? Non è un caso, mi auguro che continui sempre così. Tra l'altro abbiamo saputo ieri dai dati ufficiali, anche resi noti dai vari telegiornali nazionali, che i vini pugliesi sono quelli che tengono di più nel comparto. È il momento della vendetta, no? Come si suol dire, nel senso che per anni il vino di Puglia ha servito tutti gli altri vini d'Italia e anche oltre le Alpi. Adesso è arrivato il momento, da 30 anni a questa parte qua, in cui noi abbiamo diritto ad avere il nostro nome al sole, perché hanno scoperto che il Primitivo non è un vino da taglio, perché hanno scoperto che il Negro Amaro non è un vino da taglio, ma è un vino di alto pregio, di alta qualità, ed è giusto che i riflettori che puntino questo tipo di elemento. Questa è una storia bella, una storia interessante, perché in passato appunto le terre salentine fornivano appunto la materia prima ai produttori del nord, che erano un po' delle entità astratte. Eravamo degli schiavi che servivano questo prodotto per fare tutti i vari tagli che ben sappiamo, e che la storia può tranquillamente parlare sull'argomento. Chianti, per esempio. Senza fare nomi, tanto abbiamo servito tutti.